Carissimi amici di Food in Moto, eccomi di nuovo qui dopo un'assenza di circa 2 mesi e mezzo. Purtroppo sono stato assente perché ho dovuto fare un intervento all'ospedale Gemelli. Anzi, ringrazio tutta la troupe del Gemelli che mi ha assistito e quindi adesso sono in convalescenza, ma sono tornato a casa, quindi è per questo motivo che non mi avete visto 2 mesi. Nel frattempo però alcune cose sono cambiate, perché la mia mitica Guzzi V85 TT me la sono voluta cambiare. E voi direte: perché l'hai cambiata? Non c'è un motivo particolare, il motivo è che mi andava di farmi un regalo dopo l'intervento e di regalarmi un'altra moto. Quindi la moto è quella che vedete qua dietro di me ed è una bella moto, insomma, un KTM 790 Adventure che ancora mi devono consegnare, targare e consegnare, con 95 cavalli di potenza e 87 Nm di coppia, con la ruota davanti da 21 pollici e quella dietro, se non erro, da 18, entrambe tubeless. È comunque una vera KTM, ha il cruscotto TFT, un peso che comunque dovrebbe essere una ventina di chili inferiore a quello della Guzzi, e insomma una moto sovrapponibile alla Guzzi con un po' più di potenza, perché c'ha il motore più potente e il design di Siska che a me piace molto. Quindi ecco qui, questa è la moto, ve la faccio vedere e poi seguirà, appena possibile, appena sarò anche in grado di guidarla, la prova su strada. E vi saluto a tutti e mi raccomando, iscrizione al canale, che ci tengo, perché molti di voi vedono ma non si iscrivono, è gratis, quindi potete farlo, e se vi è piaciuto il video mettete like. Ciao a tutti e a presto. Carissimi amici di Food in Moto, siamo qui da K Moto, concessionario KTM ufficiale di via Demetriade a Roma, vicino al Quadraro praticamente, e vi faccio vedere la mia nuova moto. Sapete che avevo una Guzzi V85 TT, l'ho permutata per questa bellissima 790 Adventure, motore KTM con 95 cavalli e circa 87 Nm di coppia, quindi insomma è il motore più performante tra le 800 bicilindriche, e ve la volevo far vedere perché è la mia nuova moto che prende il posto della mia Guzzi. E poi seguirà la prova su strada. Ringrazio la concessionaria K Moto per essere state gentili, professionali, e avermi anche dato una mano per il bauletto, che io non trovavo la piastra. Va bene, a presto con la prova su strada. Grazie.